È notizia di praticamente qualche giorno fa che Terry ha annunciato sui suoi profili, comunque ha annunciato pubblicamente, che a fine stagione lascerà il Chelsea, ma non il calcio giocato. Volevo fare questo video per parlarvene un pochino e per farvi vedere come ulteriormente le bandiere nel calcio, non solo italiano ma anche europeo, stanno pian piano scomparendo. Terry che lascia quindi il Chelsea a fine stagione dopo 23 anni come capitano e comunque come difensore di questa squadra. Noi a volte non ci pensiamo, a volte guardiamo il calcio come un semplice sport che ti permette di guadagnare tanti soldi, comunque di fare le fortune di alcune squadre e poi di andare in altre. Comunque lo vediamo più come una sorta di marketing più che veramente emozioni. Però quando guardi questi casi, quando guardi il caso di Terry, che per 23 anni è stato capitano del Chelsea, veramente è soltanto da fargli un grande applauso e un complimenti, a una carriera veramente incredibile. Poi bisogna fare un discorso su questi casi. I tifosi si dividono in due parti quando queste cose succedono, tra chi si complimenta con il giocatore per aver fatto una carriera, per aver amato la propria squadra, e chi magari lo critica perché dice ma tu saresti potuto andare in un'altra squadra più forte, non ti sei voluto misurare con una realtà più importante. Certo, il discorso di Terry è un po' diverso rispetto magari a un discorso di Totti, perché comunque il Chelsea è una squadra più vincente di norma rispetto alla Roma. Però anche il Chelsea 10-15 anni fa non era così vincente, cioè il Chelsea è diventato una bella squadra fin da quando è arrivato Abramovic e ha portato tanti soldi, ma Terry c'era prima da quando arrivasse Abramovic, e quindi comunque è un discorso che più o meno ci può stare su questo punto di vista. Però io comunque io penso che se tu hai la forza, hai l'onore, hai il coraggio di stare in una squadra per tutti questi anni e onorare sempre comunque la propria maglia, bisogna soltanto farti un grande applauso. Quindi io faccio un complimentoni a Terry per la grandissima carriera che ha fatto con il Chelsea, al di fuori dei discorsi oltre il campo, che quelli ovviamente li sappiamo, che Terry si fa quello, si è fatto la moglie di quello, si è fatto la moglie di quell'altro, un donnaiolo, eccetera eccetera, cioè quelli sono discorsi prettamente fuori dal campo. Ma io, quando parlo del discorso calcistico, voglio prendere esclusivamente le cose inerenti al campo. Poi fuori si può criticare, come non si può non criticare. Però io, quando faccio i complimenti a un giocatore, parlo esclusivamente del suo discorso in campo. Guardiamo infatti l'esempio dell'allenatore, ormai ex allenatore dell'Argentina, che non convoca Icardi, da quello che ho capito, per il discorso del tradimento con Bandanara. Pensate che cavolata può essere. Tu non puoi considerare un giocatore dalle cose fuori dal campo. Poi certo, se si droga, se ammazza la gente, è ovvio che non lo puoi convocare, però ovviamente non mi sembra questo il caso. E tornando sul discorso di Terry, anche se si possono trovare delle critiche dal punto di vista umano su discorsi che col calcio non c'entrano niente, io voglio comunque rimanere inerente al discorso calcistico. Quindi Terry lascia dopo 23 anni il Chelsea, dopo averci vinto veramente tante competizioni, averlo comunque portato anche sul tetto d'Europa nella stagione 2011-2012, un difensore che è sempre stato veramente fortissimo e il caposaldo non solo del Chelsea ma anche della nazionale inglese, un giocatore veramente forte, formidabile nei colpi di testa, negli anticipi, bravo in tutto, forse non molto veloce, però per tutto il resto è stato sempre un giocatore fortissimo. Poi è normale, negli ultimi anni c'è stato un calo sotto questo punto di vista per il discorso prettamente fisico, perché è normale, un giocatore a 40 anni, anche il nostro capitano non può essere sempre attivo, sempre prorompente, sempre determinato, cioè tu puoi comunque metterci la grinta, però il fisico è quello che è, dopo un po' comincia a non essere più come era magari a 20 anni. Quindi comunque si può dire che Terry ha onorato la maglia fino all'ultimo minuto giocato. Vedremo adesso quale sarà la sua destinazione, anche se per me è molto più probabile che sarà l'America, perché vedo difficile che possa venire in Italia o in altre competizioni europee, quindi vedo molto più probabile l'Europa oppure anche l'Arabia, perché vediamo che anche l'Arabia è un campionato che ti prende i giocatori a fine carriera e te li fa giocare gli ultimi annetti per farli guadagnare fior di milioni e far vendere le proprie magliette. Guardiamo anche l'esempio di Keita, ex Roma, oppure appunto in America, non vi faccio neanche la conta di quanti giocatori sono stati venduti in America e che prendono uno stipendio clamoroso per l'età e per gli anni che gli sono rimasti di carriera. Quindi faccio un in bocca al lupo a Terry per la sua fine carriera e gli faccio ancora una volta tanti complimenti per aver onorato e per essere stato una bandiera incredibile, una bandiera fondamentale del Chelsea, allo stesso livello di Lampard, se non addirittura di più, visto che comunque
Terry è stato il capitano ufficiale di questa squadra. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Terry e in generale del discorso delle bandiere, se secondo voi un giocatore dovrebbe vedere altre opzioni per vincere, oppure se è giusto che rimanga in una squadra per tutta la sua carriera se lui lo vuole. Un saluto e ci vediamo ad un prossimo video, sempre comunque Forza Roma. Ciao ragazzi!